Salve ragazzi e benvenuti ad una nuova lezione. La lezione di oggi è su Carlo Goldoni. Nella descrizione su YouTube ho messo link per passare da una parte all'altra del video. Vi ricordo che potete scaricare il PowerPoint dal mio sito didatticainnovativa.com. Buona lezione! Carlo Goldoni. Goldoni nasce a Venezia nel 1707. Si era indirizzato agli studi di logica e filosofia, ma li abbandona per fuggire con una compagnia teatrale. Frequenta giurisprudenza a Pavia, ma viene espulso, e tra il 1725 e il 1731 inizia a scrivere i suoi primi intermezzi comici. Nel 1731 muore il padre e si fa carico della famiglia. Si laurea in giurisprudenza a Padova e torna a Venezia per fare l'avvocato, ma deve fuggire a causa di una disavventura amorosa. A Verona conosce Giuseppe Himer, che lo scrittura come poeta comico. A Genova incontra Nicoletta Conio, che sarà sua moglie nel 1736. Il veneziano Michele Grimani lo assume come poeta e librettista. Scrive dunque libretti per musica, intermezzi e tragicommedie. Nel 1738 compone la sua prima commedia Il Momolo Cortesan. A soggetto. Nel 1743 compone La Donna di Garbo, che invece è la prima commedia distesa. Viene nominato console della Repubblica di Genova, ma è poco retribuito e deve lasciare Venezia per i debiti. A Pisa lavora come avvocato e entra nell'Accademia dell'Arcadia. Nel 1745 compone Il servitore di due padroni. Girolamo Medebach lo convince a ritornare a Venezia, al Teatro Sant'Angelo. Tra il 1748 e il 1753 scrive una serie di commedie seguendo la sua riforma teatrale, criticata da Pietro Chiari. Nel 1753 abbandona Medebach e passa al Teatro di San Luca. Nello stesso anno scrive La Locandiera. Dopo gli attacchi di Carlo Gozzi decide di trasferirsi a Parigi nel 1763 per dirigere la Comédie Italienne. Deve ricominciare però a scrivere i canovacci. Nel 1765 va ad insegnare italiano alle figlie del re di Francia a Versailles. Nel 1769 il re gli assegna una pensione, revocata nel 1792. A Parigi scrive i memoir. Muore in miseria nel 1793, il giorno prima che la pensione gli venisse riassegnata. Possiamo distinguere quattro fasi nel teatro di Goldoni. La prima fase va dal 1734 al 1747, in cui scrive i primi lavori e mette al punto il suo linguaggio teatrale. Sono gli anni in cui collabora con Himer. La seconda fase, dal 1748 al 1753, collabora con Medebach al Teatro Sant'Angelo e sono gli anni della riforma. Le maschere diventano personaggi. Nella terza fase, dal 1753 al 1762, sono gli anni difficili al San Luca, a causa delle polemiche sulla sua riforma teatrale. È costretto pertanto a diversificare la sua produzione e si incrina il suo rapporto con Venezia. La quarta fase è il periodo parigino, dal 1763 al 1793. Ormai in declino, è costretto di nuovo a scrivere canovacci per la commedia dell'arte. In cosa consiste la riforma del teatro di Goldoni? Essa è elaborata tra il 1748 e il 1753. Sostituisce il canovaccio della commedia dell'arte, ossia quella traccia vaga che veniva data agli attori, con i copioni interamente scritti. Elabora inoltre trame più varie, credibili e aderenti alla realtà. Abbandona gli effetti più facili e anche più volgari della commedia dell'arte e rinuncia alle maschere, creando personaggi più veri. Introduce nelle commedie anche i ceti più umili. Goldoni scopre il popolo. Goldoni dice di avere due fonti di ispirazione, il mondo e il teatro. Il mondo, ossia la realtà che si presenta agli occhi dello scrittore, esperienze di vita, caratteri delle persone, i loro pregi e i loro difetti.
Il teatro, che fornisce a Goldoni i mezzi e le tecniche per rappresentare sulla scena i caratteri, le passioni, gli avvenimenti che nel libro del mondo si leggono. L'unione di questi due elementi dà vita a un teatro con un realismo molto vivace. Un teatro così originale aveva bisogno anche di una lingua originale, e infatti Goldoni la crea. Usa sia l'italiano che il dialetto in maniera molto originale, attingendo al parlato della comunicazione quotidiana. Non usa infatti la lingua letteraria. È dunque sempre una lingua artificiale, costruita per essere compresa dagli spettatori. Utilizza uno stile semplice e si rivolge al pubblico del nord Italia, quindi un dialetto lombardo. Inoltre Goldoni è molto sensibile alle varianti diastratiche, ossia adatta il linguaggio alla classe sociale del personaggio che in quel momento è sulla scena. Vediamo adesso le opere di Goldoni. Goldoni scrisse numerose opere, in questa slide vi ho segnato soltanto alcune tra le più importanti. Vedremo la trama di una in particolare, probabilmente la più rappresentata e la più famosa opera di Goldoni. La locandiera. La locandiera è una commedia in tre atti, la cui protagonista è Mirandolina, proprietaria di una locanda a Firenze e promessa sposa di Fabrizio, corteggiata da due ospiti, il conte d'Alba Fiorita e il marchese di Forlimpopoli. Arriva il cavaliere di Ripa Fratta, che invece è misogino, disprezza le donne. Mirandolina allora decide di farlo innamorare. Nel secondo atto vediamo che Mirandolina ha successo e il cavaliere, affranto, decide di lasciare l'albergo. Ma Mirandolina gli porta il conto e finge di svenire, così che il cavaliere creda di essere amato a sua volta. E quindi il cavaliere cancella la partenza. Nel terzo atto i tre pretendenti si minacciano a vicenda. Mirandolina capisce dunque che il gioco è diventato troppo pericoloso. Comunica a tutti che sposerà l'uomo a cui l'aveva destinata il padre, ossia il servitore Fabrizio. I tre nobili lasciano la locanda. Mirandolina assicura a Fabrizio che si comporterà diversamente una volta sposati, ma il tono non fa presagire nulla di buono. La locandiera è incentrata sul personaggio di Mirandolina, donna scaltra e intelligente. I caratteri sono vivi, originali. Da un lato Goldoni rappresenta un'aristocrazia decadente e dall'altro una piccola borghesia pratica e molto scaltra. La vicenda si svolge a Firenze, la lingua è pertanto un fiorentino depurato sia dai dialettalismi che dai purismi e quindi una lingua molto originale. Questi sono i miei contatti, vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione.